una tessitura specializzata nella produzione di seta per l'abbigliamento femminile. Il titolare è un 41enne, Andrea Taborelli. Ha ereditato un'azienda fondata nel 1895, che oggi ha stabilimenti nel Comasco e in Romania, con in tutto 270 dipendenti. È una delle prime aziende lombarde che applica il ponte generazionale previsto da una legge regionale. Il ponte generazionale è una doppia opportunità, da un lato per le dipendenti senior dell'azienda che possono ridurre il tempo lavorativo in azienda e mantenere i contributi che vengono pagati dalla Regione Lombardia. Dall'altro è un'opportunità per delle giovani al di sotto dei 29 anni di iniziare a lavorare in azienda, essere affiancate dalle senior e imparare il lavoro. In sintesi, un dipendente ormai vicino alla pensione si riduce ore di lavoro e stipendio, mantenendo però intatti i contributi pensionistici per fare assumere un giovane al quale insegnare il mestiere. L'abbiamo proposto a tutti i dipendenti che avevano requisiti, cioè vicino, che avessero meno di 3 anni dalla pensione, e diciamo c'è stata una reazione molto positiva. E mi è sembrata un'ottima opportunità. Ci ho pensato un attimo, perché effettivamente insomma, bisogna pensare a tante cose, ridursi comunque l'orario di lavoro vuol dire anche ridursi lo stipendio e quindi di conseguenza, però diciamo in questo momento era la soluzione giusta per me. È una cosa positiva prima di tutto per come vivere, come si vive, hai più tempo libero per te. E poi hai la possibilità di insegnare anche ai giovani che entrano in azienda di vedere come si svolge il lavoro. Tra i dipendenti che hanno accettato la proposta del ponte generazionale ci sono Giovanna e Giacomo. Dopo decenni di lavoro a tempo pieno, oggi lavorano part-time e sono diventati i maestri d'arte per 2 giovani, Daniela e Simone. Gradualmente si sostiene la ragazza che entra nell'ambiente di lavoro, affiancando sempre con una persona che possa darle dei suggerimenti, dei consigli, fino a quando non diventa autonoma per poter gestire il suo lavoro da sola. Non è capitata per caso, poi nel momento in cui lei ha fatto la sua scelta sono arrivata io. E niente, il contratto io non pensavo, però è indeterminato, quindi... Valutando un attimo le cose sembrava subito una proposta vantaggiosa, anche perché appunto al giorno d'oggi più che passare di lavoretti un mese sì, un mese no. Sono contratti di apprendistato, chiaramente questi giovani nei 3 anni imparano il mestiere e poi sono assunti a tempo indeterminato. E noi facciamo degli articoli con 2 filati diversi. E deve distinguere il poli dal nylon, sono cose che non sembra facile da spiegarlo, però poi quando si è sul telaio bisogna capire cosa stai facendo e quindi è una cosa che piano piano si impara a distinguere. Sì, è vero, ogni giorno si imparano cose nuove. Sì, tutti i giorni. Considero, diciamo, tra virgolette, una sorta di maestro. Non male, avendo lavorato così tanto tempo qua, si può sempre prendere spunto su tante cose. Non l'ho pagato.